Amici, bentrovati o benvenuti sul canale. Grazie per essere qui, anche oggi è un piacere avervi in mia compagnia. Oggi faccio un video un po' diverso, una tipologia di video che non ho mai fatto prima, perché ultimamente si sta sentendo parlare con sempre più insistenza della polemica relativa ai regali che ricevono le influencer dalle aziende. Così ho pensato di affrontare anche io questo tema, spiegarvi un po' come funziona questo aspetto dell'influencer marketing, perché gli influencer e i content creator ricevono regali dall'azienda, perché ne ricevono in questa quantità, a cosa servono, che cosa ce ne facciamo. E con l'occasione ho pensato di raccogliere dietro di me tutti gli ultimi pacchi che ho ricevuto negli ultimi 7-10 giorni. Qua è un grandissimo scatolame, c'è veramente di tutto per tutti i gusti, e quindi vi faccio vedere io come beauty content creator, influencer, insomma, più o meno la quantità di invii che ricevo dalle aziende in circa una settimana. Perciò adesso andiamo a spacchettare un po' di questa roba meravigliosa e direi di affrontare il tema. Via via, mentre apro tutte queste cose, vediamo che cosa c'è dentro, commenterò naturalmente, vi dirò quelle che sono le mie impressioni su questo sistema dell'influencer marketing, come la vivo io e quali sono le mie riflessioni a riguardo, se vi interessa approfondire. Spero vivamente di non essere tolta da nessuna delle PR list in cui sono inserita a causa di ciò che dirò, che ovviamente è sempre condiviso in maniera molto spontanea, sincera e genuina. E per questo mi dicono che io sia molto penalizzata. Ci sono tantissimi colleghi meravigliosi che condividono la verità, ma sono, a differenza mia, un pochino più diplomatici, alle volte meno brutali, e questo va tutto a loro favore. Ma così come vi dico che un prodotto è meraviglioso, mi piace, è il mio preferito, con altrettanta spontaneità voglio condividere con voi quando una cosa mi fa altamente cagare, mi fa altamente schifo, perché mi piace condividere la mia esperienza personale nel bene e nel male, perché come sapete vi dico sempre le cose in maniera molto sincera, genuina e spontanea. Perciò incrociamo le dita e vediamo di migliorare la mia diplomazia. Allora, cominciamo un po' a caso, cominciamo da questo che mi manda Lancome. Lancome, se mi seguite su Instagram e TikTok, ha fatto uscire la nuova versione dell'iconico mascara Hypnose Drama, un nuovo pack, una nuova formulazione. Ho partecipato anch'io alla campagna, quindi se venite a trovarmi su Instagram in particolare trovate il video con focus su questo prodotto e la resa sulle mie ciglia. C'è questo cofanetto bellissimo, si apre e dentro c'è oddio il nuovo mascara Hypnose, porca di quella maiala, e dentro c'è il nuovo mascara Hypnose Drama, è questo qui, ve lo faccio vedere in ogni suo dettaglio su Instagram, mi raccomando venite a trovarmi e venite a vedere questo mascara. Nel cassetto invece troviamo la nuova matita color borgogna, stupenda, waterproof, a lunghissima tenuta. Io l'ho già provata alla masterclass di presentazione ed è un colore veramente bellissimo. Cioè, guardate, guardate quanto è bella, e soprattutto si ha pochissimo tempo per sfumarla. Qua nella matita c'è un pennellino in dotazione, si ha uno sfumino, non un pennellino, si ha pochissimo tempo per poterla sfumare perché poi si setta e da lì non si toglie più, non va più via. E poi il primer ciglia, bellissimo anche questo, il Seal Booster XXL, quindi un primer bianco da applicare prima del mascara e, se non ricordo male, ha anche delle proprietà curative sulle ciglia. Sempre Lancome ha incluso anche, che meraviglia, questo è quella ventosina per il cellulare, così da poterlo appiccicare su qualsiasi superficie e fare i video. La matita nera Le Crayon Kohl, due nuovi ombretti liquidi che sono bellissimi, anche questi sfumabilissimi e a lunghissima tenuta. Vi faccio vedere questo, guardate quanto brilla, questo è bellissimo. Poi abbiamo Idol l'eyeliner waterproof e un gloss, il Rosy Plump, quindi un gloss ad effetto
volumizzante, se non ricordo male, pizzica leggermente. Questo per ciò che riguarda Lancome. Questa pochettina meravigliosa mi arriva da Sephora, invece si apre, e ci sono un bel po' di novità che però io avevo già comprato e che abbiamo visto insieme e che vi ho recensito in questo video. In particolare io vi ho recensito il bronzer matte e il contour stick, che mi sono piaciuti da morire. Cioè, che non avevo comprato anche il bronzer shimmer, insieme a due pennelli, che io da truccatrice non ne ho mai abbastanza di pennelli, quindi Dio sia lodato quando mi omaggiano con i pennelli. Ah, che bellino questo, il Pro Highlight. Dovrebbe essere un pennello per l'illuminante, forse in crema più utile. Molto carino, molto utile. E quest'altro invece, numero 08, è un pennellone rotondo morbido per il bronzer. Bellissimo, che morbidezza, è sofficissimo. Grazie mille Sephora. Skinius, un brand per la cura della pelle a cui sono molto affezionata, che mi piace tantissimo. A giudicare dalla prima cosa che trovo nella shopper, abbiamo a che fare sicuramente con dei prodotti solari. Questo è cappellino, berrettino un po' largo per me, però molto carino questo verde, molto carino. Hashtag cellule felici, adoro, bellissimo. L'anno scorso, no, 2 anni fa invece, avevano la tote bag in juta, bellissima, io ce l'ho ancora e me la porto sempre al mare. Ah sì, abbiamo la linea solare Blue Sol, che io ho usato per tutta l'estate di 2 anni fa. Mi sono trovata benissimo con la linea Blue Sol di Skinius. Questa è la protezione solare corpo anti-aging SPF 30 in spray, che è veramente comodissima, veramente comodissima da applicare, che noi ogni volta stare a massaggiare. La crema viso anti-aging 50, che conosco benissimo. Il latte solare corpo, sempre protezione 50. E stavolta, che non avevo ancora provato, c'è l'integratore solare Plus Sol In integratore alimentare a base di rame per la pigmentazione della pelle, strato di pino marittimo antiossidante e zeaxantina. Sono 30 compresse, sicuramente sarà una al giorno e dovrebbe favorire un'abbronzatura duratura e omogenea. Proverò in preparazione alle mie vacanze, perché no? Poi qui abbiamo Origins. Non avevo ancora mai ricevuto niente da Origins, ma a cominciare dalla bag, è bellissima in stoffa, utile. Io le uso tantissimo queste quando me le mandano, e mi mandano un prodotto. Origins celebra il mese della terra, credo che si riferisse a maggio, con Mega Mushroom. Mega Mushroom Relief and Resilience Soothing Lotion. Cos'è, un tonico? Bellissimo il pack, bellissimo. Sì, è un tonico, è una lozione rinfrescante che riduce visibilmente i rossori. Questo è molto interessante, mi ispira. Buonissimo il profumo, mamma mia, è strabuono. Praticamente tutto il pack, diciamo tutto il concept del prodotto, si basa sulla resilienza. Trattamento lenitivo in lozione. Mi piace moltissimo, io ho sempre bisogno di lenire la mia pelle perché ho tendenza a sviluppare cuperose, rossori. E ha un complesso di funghi, chaga e reishi, che aiuta a lenire la pelle irritata. Riduce del 105% gli arrossamenti visibili, io adoro, lo devo provare assolutamente. Origins Italia dal 2017 ha piantato oltre 3500 alberi, cosa non da poco. Grazie alla collaborazione con Tridom, Origins ti offre la possibilità di piantare e personalizzare il tuo albero, seguire la sua storia, vedere le sue foto e molto altro, scansionando il QR code. Bellissima questa iniziativa. Regala al pianeta un albero, il tuo albero. Molto carino, anche molto carino come pensiero da regalare, sinceramente. Grazie Origins, bravissimi, complimenti.
e ottimo lavoro, e grazie infinite per questo invio che è il primo che ricevo da voi. Poi andiamo avanti. Ah, questo l'ho già spacchettato, mi dispiace, sono terribile. Questo l'ho già aperto, spacchettato, ed era un pacco bellissimo. Viene da Herborian. C'era praticamente questa box, questa scatola Glass Skin. This is your skin, be proud of it. Quindi questa è la tua pelle, vanne orgoglioso. Ma se questo elicottero gentilmente potesse andarsene. Praticamente si sfilava da qui sotto così. Mi dispiace, io ho già aperto tutto. Non potevo resistere. Questo l'ho già aperto perché erano prodotti che volevo provare. Allora, la box contiene 4 prodotti. Contiene 2 creme viso della linea Skin Hero. Crema perfezionatrice, illuminante, che trasforma la pelle in 7 giorni. Io queste due le sto usando un po' alternate per testarle e capirle come funzionano come base pre-makeup. Quindi questa è molto lisciante, ha una sensazione proprio vellutante, quasi come fanno i primer pore filler, ma questo è proprio un trattamento skin care per la pelle, non è un primer, sono io che lo utilizzo con quella funzione. Ed effettivamente lascia alla pelle un effetto molto asciutto, molto blurrante. Ha questa confezione che si applica così, a me piace molto, magari vi faccio vedere la differenza di finish. E la stessa cosa esiste nella versione illuminante, sempre pelle trasformata in 7 giorni. Praticamente massaggiando è come se si rompessero, si sprigionassero delle perle invisibili che danno alla pelle questo bellissimo effetto glass skin, idratato e rimpolpato. E sotto il make up trovo veramente che sia un prodotto bellissimo. Mentre quest'altro, che è più ad azione levigante, blurrante, quindi opacizzante, ha una texture completamente diversa e un finish completamente diverso, perché vedete che risulta molto opacizzata e levigata questa zona qui. Molto meglio per le pelli misto grasse, grasse a tendenza acneica. Sempre nella scatola c'era anche un peeling. Questo qui è un'emulsione in gel che si applica in maniera sottile sul viso, si lascia agire per qualche minuto e poi si risciacqua, ed è proprio un peeling esfoliante. E poi c'è lo Skin Hero Eye. Anche questo trasforma la pelle del contorno occhi in 7 giorni, anche questo ha un finish esattamente come la crema illuminante. Quindi avendo all'interno questa perla microscopica sottilissima, dà un effetto ottico al contorno occhi, schiarito e illuminato, e mi piace moltissimo come base pre-makeup. Ho gradito subito la scatola, sono i primi giorni in cui sto provando questi prodotti qua, per ora prima impressione molto buona, molto interessanti. Voglio assolutamente aprire questa perché arriva da Dior. Questa è robina nuova. Ragazzi, ma che cosa gli vuoi dire a Dior? Ma che cosa gli vuoi dire a Dior? Così c'è l'etichetta. Una bellissima pochette denim in jeans, molto carina. E all'interno abbiamo un bel po' di roba, raga. Le Stylo sono delle matite waterproof e transferproof, 24 ore di resistenza, intensità, mina morbida, 14 shades in 2 finish diversi, matte e perlato. A me ne hanno mandato 4 e sono queste qui, sono matite automatiche che girando da sotto viene sulla mina. E qui vedo che abbiamo dei colori molto estivi, ora li swatch e ve li faccio vedere. Oddio, che bello questo lilla! Elegantissime come si presentano, ma elegantissime anche nella resa, nei colori, nel finish. Guardate il lilla e il color menta, che colori belli che sono. Al centro abbiamo un nero più nero dell'anima del diavolo, e accanto questo perlaceo argento. Sono bellissimi, e considerando che sono ultra resistenti, qua ci divertiremo moltissimo. Il mascara, il Dior Show Iconic Over Curl, bellissimo raga, bellissimo questo, io non vedo l'ora di provarlo. Ah, questo io non l'ho mai provato, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Vi dirò, vi saprò dire, tranquille. Dior Show Plump and Volume Mascara Squeezable Volume XXL, tenuta 24 ore. Ma stai scherzando?
Secondo mascara Plump and Volume, mascara squeezable. Oh mio Dio, qua praticamente si spreme. Ma com'è che funziona questa cosa? Questo è lo scovolo e praticamente da qua si spreme, cioè si fa come i tamponi Covid, io spremo lo scovolino prima che esca. Non lo so, però è molto figo. Dona volume e incurva le ciglia per 24 ore. Un altro mascara. Mascara volume, il Dior Show. Ragazzi, ma quanti mascara meravigliosi. Ah, un pack più bello dell'altro. Ma grazie Dior, ma che gusto. Questo invece è uno scovolo in fibra. Qua ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le personalità. Dior Maximizer HD. Ah, ed è il primer base siero per il mascara, che dona volume, curvatura, definizione, lunghezza e una tenuta per 24 ore. Raga, è tutto molto bello e interessante. Ma grazie Dior, ma che generosità. Ma hanno mandato anche dei ombretti mono, molto pigmentati, texture, cream to powder, facili da sfumare, a lunga tenuta, e ci sono 20 shades con 4 finish, glitter, satinati, metallici o matte. Eccoli qui, me ne hanno mandati 4, vi faccio vedere quali. Mamma mia, ma che bellezza e che eleganza. All'interno c'è anche l'applicatore. Questo è il colore Amber Star ed è glitterato. Non vi faccio gli swatch di questi perché forse ci voglio registrare un unboxing per farvi vedere meglio questi prodotti più da vicino. Ma questo color, terracotta, ha un finish glitterato, deve essere bellissimo per l'estate. Questo è Rouge Trafalgar, bellissimo, un color borgogna sembra, un marrone con una punta di rosso per intenderci. Adoro questo colore. Questo è Rose Tulle Metallic, quindi dal finish metallico. E questo è Pearl Star, anche questo dal finish glitter. Questo deve essere una cosa stupenda. Incredibile, luce pura. Se volete vedere per bene la resa e gli swatch di queste cose di Dior, seguitemi su Instagram perché credo che metterò tutto lì, proverò queste cose insieme a voi lì. Bello, bello, bellissimo, uno specchio. Dior, grazie infinite, che dire, sono molto emozionata, molto grata e non vedo l'ora di provare tutto, grazie infinite. Raga, dobbiamo velocizzare, sennò qua si fa notte. Mask My mi invia la nuova maschera con la shopper. Guardate come si presenta bene questa cosa, in una scatola di plexiglass che si apre così, e all'interno troviamo questo muschietto. Questo muschio credo che sia stoffa, credo che sia stoffa, non è muschio vero. E all'interno la scatola con la nuova maschera Matcha Calming Mask. Maschera idratante e calmante che contiene estratto di matcha antiossidante, centella asiatica, che sapete adoro, calmante e lenitiva, aloe vera, calmante idrata con azione antinfiammatoria, niacinamide antiossidante e illuminante, pantenolo calmante riparatore, acido ialuronico idratante e rimpolpante per una pelle profondamente lenita, idratata e luminosa. È una maschera, se non vado errando, in biocellulosa. Praticamente è fatta in due pezzi così che possa adattarsi alla forma e alla grandezza di ogni viso. Voglio vedere com'è dentro, ma questa poi andrà vista applicata. Ce ne sono due? No, sono quattro maschere. Sono ben quattro maschere. Si presentano così. E questo pacco ne contiene ben quattro. Pensavo fosse una sola. Bellissimo, grazie. Guardate anche il pack, molto bello. Tutto molto bello e tutto molto sensoriale già dal primissimo approccio
con il pack esterno, bellissimo, ottimo lavoro. Questa mi sa che me la faccio stasera, non vedo l'ora di provarla, quindi grazie Mask My. Credo che anche per quanto riguardi Mask My sia la prima volta che ricevo qualcosa da loro. Allora, la Roche-Posay mi invia l'iconica crema solare, ovviamente, insomma, la conosciamo tutti, crema solare viso Antelios 50+, innovazione Maxoril 400, il filtro più efficace contro i raggi UV più insidiosi, fluido invisibile. Questo, insomma, lo conosciamo, l'avete visto un po' da tutte le parti. La linea Antelios di La Roche-Posay è meravigliosa. Grazie, grazie mille, direi che siamo proprio in periodo. Ah, mi arriva qualcosa anche da Naturium, che sapete essere uno dei miei brand skincare preferiti in assoluto. Vediamo che cosa contiene questa scatolina. Ah, la crema siero con retinaldeide. Guardate che bello il colore. Potenzia la tua skincare con retinaldeide, crema siero allo 0.10%. Contiene retinale, oligopeptide fermentato, estratto minerale di peridoto, che non so cosa sia, complesso attivo del niosoma. La nostra crema siero è orientata ai risultati, formulata con un livello più elevato di retinaldeide a rilascio prolungato, contiene un retinolo di nuova generazione che si converte direttamente in acido retinoico, contribuendo a migliorare l'aspetto delle linee sottili, il tono irregolare e la consistenza della pelle. Insomma, io che vi parlo sempre del retinolo, di quanto il retinolo credo sia la chiave per la cura della mia pelle e il successo della salute della mia pelle, questa è la versione migliorata, avanzata, con retinaldeide 2.0, che appunto svolge la stessa azione del retinolo ma in maniera più strong. Io adoro i packaging delle creme viso di Naturium, così non si spreca neanche una goccia di prodotto, mi piacciono un sacco e veramente questa mi ispira tantissimo. Grazie Naturium, non vedo l'ora di provarla. Ma è un po' un problema quando ti riempiono di tutte queste cose, perché io vorrei provare tutto quanto insieme ma non posso, perché la mia pelle impazzirebbe. Devo inserire gradualmente nella mia skincare routine un prodotto alla volta, vedere come si comporta, vedere se fa per me, come si comporta con il resto della skincare routine, e poi solo man mano gradualmente integrare, inserire altre cose, perché se mi viene uno sfogo, mi viene qualsiasi cosa, io poi non riesco a capire quale prodotto è stato. Quindi anche per provare tutti questi prodotti skincare che ricevo mi servono diverse settimane di tempo, proprio perché ogni prodotto deve essere inserito gradualmente nella routine quotidiana in tempi specifici. Quindi anche quando, per le collaborazioni, quando mi chiedono di provare un prodotto, di recensire un prodotto, io chiedo sempre tot settimane di tempo, perché altrimenti non sarebbe un'esperienza, un feedback realmente serio, genuino, ponderato. Quindi anche quando io vi parlo di cose skincare che recensisco anche a TV, la premessa è sempre di avere settimane o addirittura mesi di preavviso di tempo per provare tutto quanto. Quindi anche quello è uno sporco lavoro molto faticoso che qualcuno deve pur fare, e ci sono io qui come vittima sacrificale a immolarmi per la causa. Ovviamente sto scherzando. Quindi è un lavoraccio che mi diverte, che mi rilassa, che mi piace tantissimo, ma che richiede delle tempistiche medio lunghe, e tendo a collaborare, a lavorare soltanto con i brand che sono disposti ad attendere queste tempistiche, perché sono fondamentali per avere poi un feedback reale e genuino del prodotto. Ah, questa bellissima scatola poi mi è stata regalata da Rituals, che sono stata settimana scorsa all'evento, perché qui a Firenze nel centro commerciale Gigli ha aperto uno store Rituals da pochissimo tempo, quindi sono stata a fare un'esperienza negozio, a conoscere le ragazze del negozio che sono carinissime, sono meravigliose, e mi hanno dato in omaggio un kit, un set, cioè guardate anche questo come idea regalo quanto è bello e quanto è lussuoso. Praticamente c'è il sigillo che si apre, all'interno c'è questa scatola decorata
bellissima. Cioè, questo veramente anche per fare... Io regalo tantissime cose di Rituals proprio perché l'esperienza dello spacchettamento è così bella. E praticamente per ogni linea del brand, per ogni rituale del brand, c'è una frase, una quote ispirazionale. La linea che ho scelto, il rituale che ho scelto è quella rilassante, quella verde, la quote "A life filled with wonder is a wonderful life". Quindi una vita riempita di meraviglia è una vita meravigliosa. Quindi avete presente quando si regala, noi riceviamo il regalo, quei set bagno doccia, bagno schiuma, ma è tutto molto molto cheap, non la percepisci come un'esperienza lussuosa? Ecco, qua abbiamo a che fare con tutt'altra tipologia di prodotto. Ecco, sono riuscita ad aprirla finalmente. Il mio rituale preferito è Jing, che è questo verde scuro rilassante. Ma c'è anche la linea sempre di Jing verde chiaro, che profuma più di lavanda, che mi piace forse anche di più. E il set contiene un bagno schiuma, bagno doccia dalla loro consistenza texture iconica, che è prima un gel estremamente fluido e poi diventa una spuma, una schiuma. Abbiamo uno scrub per il corpo, tutti questi prodotti hanno la stessa profumazione naturalmente. Abbiamo la body cream e abbiamo la candela, quindi anche questa è un'idea regalo bellissima. E questi kit ci sono di varie misure, di vari prezzi, ma sempre insomma con questo incartamento meraviglioso che rende l'esperienza sensoriale meravigliosa fin dalla vista. E io sto facendo tanti regali di Rituals perché è proprio una coccola, cioè è veramente proprio una coccola, non è il classico set scadente con il bagno schiuma e lo spugnone che si regala a chi non si sa che cosa regalare. No, è veramente, questa è veramente un'esperienza. Deborah Milano, io ho motivo di pensare che siano i due nuovi mascara. Sì, sono i nuovi Leica Pro Waterproof Mascara. Che bello che è questo pacco PR, guardate che bello. Questa è la versione waterproof del mascara, questa deve essere la versione normale. Waterproof, volume effetto extension, tenuta estrema 36 ore. Questo, mentre quello accanto il tint, volume e lunghezza straordinari, scurisce le ciglia per un effetto mascara anche senza make up. Ciglia più scure in 14 giorni, quindi è un mascara, ma è proprio una tinta. È proprio una tinta, ho sbagliato, che figata! Quindi questo dona ciglia, effetto mascara, anche senza mascara? Ho capito bene? Non ho capito benissimo, dobbiamo provare. Volume effetto extension, scurisce le ciglia nel tempo. Raga, ma deve essere un prodotto figata, super innovativo. Ma io non vedo l'ora di provare e darvene conto, quindi grazie Deborah anche per la bellissima presentazione, meravigliosa. Smashbox, esclusiva Douglas, mi manda questa box. Sculpt and Glow Face Palettes, queste abbiamo cominciato a vederle anche in giro in alcune campagne. Sono 4 palette per il viso dai toni diversi. E qua ci sono anche 2 matite labbra e gli Halo Tint, che sono praticamente dei balm colorati che si possono usare come blush, che si possono usare anche come ombretto volendo, come per tingere le labbra leggermente, quindi sono prodotti molto versatili e questo può essere utile per l'estate, perché ve ne faccio vedere una. Contiene questa palettina tutte le polveri per fare una full face al viso, quindi blush, sculpting, bronzer, illuminante, quindi molto pratico anche da portarsi via dietro. Poi questa scatolina azzurra arriva da DM, oddio come profumo questa scatola. DM mi manda un bel po' di prodottini della loro linea. Balea, tanto per cominciare, Ebelin, Gessa, non conosco tutto, io conosco prevalentemente Balea. Qua ci sono un sacco di cose per la cura del corpo, la cura della pelle, molto interessanti. Mi mandano addirittura le mutandine mestruali, che voi le usate le mutandine mestruali? Io boh. Siamo a fine
se Dio vuole. E praticamente da Yes Style mi arrivano queste due box giganti che si chiamano Mix Tape, che si ispirano praticamente alle audiocassette degli anni 80-90. Non fatemi sentire così vecchia e ditemi che conoscete le audiocassette, quelle che mettevamo nello stereo per ascoltare la musica e per arrotolare il nastro con la matita, dovevi andare a girare. Ecco, si ispira un po' a questo e c'è una parte 1 e una parte 2, quindi davvero come fossero musicassette. E questa, apriamo la prima box che contiene Lily by Red, e queste sono delle tinte per le labbra opache ad effetto blurrante. Avete presente quell'effetto coreano di contorno labbra non definito, quindi tutto molto sfumato, blurrato, con colori molto delicati? Ecco, questo è l'effetto che danno queste tinte. Ci sono anche due matite labbra insieme e sono tutti colorini abbastanza naturali, tenui, e queste sono opache, quindi danno alle labbra un effetto velluto, blurrato, molto sottile, quasi semitrasparente, come vuole il trend coreano. Che bello! Oh mio Dio, che sogno! Che sogno! Nel tape 2 ci sono delle palette occhi con degli ombretti, ci sono dei blush e dei prodottini a forma di cuore e a forma di musicassetta con un pennello. Cioè, tutto molto girly, tutto molto bello, super super invitante. Grazie Yes Style. Yes Style è un e-commerce, me ne sentite parlare spesso, di rivendita di prodotti orientali ma prevalentemente coreani, e la loro caratteristica è che sono prodotti veramente dalla resa anche professionale, molti di questi, però con questi pack super infantili, invitanti, molto girly, e quindi sono super invitanti. Io ne ho diversi, specialmente per quanto riguarda i prodotti labbra nel kit, come vi dicevo nello scorso video, e sembrano dei giocattolini perché hanno i cuoricini, hanno gli orsetti, e quindi uno dice: ma che cosa mi sta mettendo adesso la truccatrice? Ma la resa è professionale in questo pack super cute che rende l'esperienza veramente molto simpatica, quindi Yes Style a me piace tanto per questa cosa qua. Ma veniamo un po' ai miei commenti e alle mie considerazioni, venendo anche il casino che ho fatto con questo unboxing, con questo spacchettamento. Veniamo a noi, perché questa è la situazione dell'unboxing, va bene? E non è l'unboxing più grosso che abbia mai fatto, dipende dai periodi. Nei periodi in cui ci sono tanti nuovi lanci da parte delle aziende arrivano molti più pacchi, ne arrivano anche a decine al giorno. Perché le aziende fanno questo? Le aziende omaggiano gli influencer, i content creator attivi sui social, che hanno un discreto pubblico, hanno una certa esposizione e visibilità, che hanno una fan base fidelizzata, affezionata. Quindi scelgono tot persone che secondo loro sono particolarmente influenti online per omaggiarli con i loro prodotti, che possono essere nuove uscite, novità, dei lanci, possono essere prodotti iconici, possono essere anche dei gadgets. Mi viene in mente che Kiehl's mi ha inviato una felpa brandizzata bellissima. Io mi scuso per tutti questi rumori di fondo, qua c'è un elicottero che gira, vabbè. Con la speranza che il loro omaggio, prima di tutto, sia gradito dalla persona che lo riceve, e che possano ricavare da questo omaggio anche una piccola visibilità gratuita online sui profili di quel creator, di quell'influencer. Quindi non si parla di campagne pubblicitarie in advertising, hashtag, ADV per intenderci, che sono praticamente contenuti concordati, lavorati insieme, retribuiti, ma tramite l'invio di regali il brand spera che il creator possa dedicare anche un piccolo spazio a quel brand, a quel prodotto ricevuto, a titolo assolutamente gratuito, ma anche senza impegno, perché noi non siamo obbligati a produrre contenuti dedicati o produrre qualsiasi forma di contenuto per i regali che riceviamo. Poi ogni creator decide un po' come gestirsi questa cosa. Vi dico come mi gestisco io. Io mi sento talmente tanto onorata e lusingata dal fatto che un'azienda mi abbia selezionata come creator, come professionista, come influencer autorevole nel suo settore, che ha una fan base di persone
fidelizzate, che mi stimano, che mi credano, che credono che quello che io dico sia sincero e genuino e veritiero. Quindi già io sono stata selezionata in un mare di utenti e sono stata selezionata per essere omaggiata di prodotti frutto di duro lavoro di quell'azienda, perché dietro ogni singolo prodotto ci sono persone, famiglie, investimento di denaro, tanto impegno, tanto lavoro, brevetti, tecnologie, ricerche, test. Pur essendo libera da qualsiasi vincolo e non avendo l'impegno di dover produrre alcun contenuto, io sempre, sempre, per tutto ciò che ricevo, dedico uno spazio, almeno anche solo nelle stories, per farvi vedere cosa ho ricevuto, per ringraziare pubblicamente l'azienda. Se conosco già quel prodotto ve ne parlo, vi anticipo com'è stata la mia esperienza. Se non l'ho provato, farò del mio meglio per provarlo. Vedete, spesso faccio dei video, dei contenuti in cui mi trucco con tutta una serie di prodotti o vi parlo dei prodotti finiti del periodo. Ecco, in tanti di questi prodotti presenti nei miei video, tanti sono regalati, quindi che sia un unboxing nelle stories o che sia un video dedicato su YouTube in cui faccio una full face tipo Kaleidos mi ha regalato questa box con tantissimi prodotti. Ho deciso non solo di fare un unboxing nelle stories, ma di dedicare un intero video su YouTube facendo una full face con tutti questi prodotti, perché mi sembrava troppo riduttivo parlarne così in un unboxing nelle stories, ma assolutamente senza impegno, senza retribuzione, massima libertà da parte mia di fare di questi prodotti quello che mi pare. Parto dal presupposto che il minimo che io possa fare è dare un piccolo spazio a quell'azienda per l'omaggio ricevuto, ringraziare pubblicamente e poi provare il prodotto, vedere come mi trovo, se mi piace particolarmente ve ne parlo, ve lo faccio vedere in azione dopo un periodo di test. Ci sono invece anche doppioni che ricevo, quindi prodotti che io già ho e ne ricevo il secondo, il terzo e il quarto. A quel punto non è più a uso e consumo mio personale, perché non riuscirei. A quel punto regalo alla mamma, regalo alla nonna, regalo ai fratelli, regalo alle amiche, perché è un prodotto che già conosco, che già ho nei cassetti, che ho già recensito, di cui già ho parlato, eccetera. A quel punto diventa uno spreco tenere lì le cose così, e allora faccio regali a mia volta alle persone a me care, a me vicine. Ma non solo, perché io faccio tantissimi regali anche a voi. Infatti, alle persone che manifestano un sostegno particolare, un affetto particolare da più tempo, che sono persone particolarmente attive sotto i miei contenuti, che interagiscono con i miei contenuti più frequentemente, io voglio premiare quelle persone o quantomeno restituire una piccolissima percentuale di tutto il sostegno, l'affetto e la stima che ho ricevuto. E il minimo che posso fare ogni tanto è organizzare una spedizione con delle box che io vi invio a titolo assolutamente gratuito, con tutti i prodotti nuovi, mai usati, sono sigillati. Io non faccio giveaway, anche perché è difficilissimo fare giveaway in forma legale qui in Italia. Io non avviso mai quando faccio questa cosa, non è una cosa che ci tengo particolarmente a mostrare, è una cosa che faccio privatamente a titolo personale. Contatto quelli di voi o quelle di voi che mi scrivono di più, che mi sostengono di più, che manifestano un particolare affetto nei miei confronti, le contatto privatamente, le chiedo se hanno piacere di ricevere una box con dei regali da parte mia per in segno di affetto e di riconoscenza per tutto il supporto che mi viene dimostrato, e ci organizziamo per la spedizione, che è sempre a carico mio. Il costo della spedizione è sempre a carico mio. Io non farò mai le box, per intenderci, su Vinted, perché prima di tutto, per caricare qualcosa in vendita devi avere un valore, devi dare un prezzo di almeno un euro, e poi c'è la spedizione da pagare. Quindi anche solo fosse 3-4 euro, io non voglio che quei 3-4 euro siano a carico vostro, me ne faccio carico io, vi chiedo l'indirizzo, il numero di telefono, così che la spedizione possa essere tracciata, e tempo qualche giorno voi ricevete la box con questi regali da parte mia. Quindi io mi sento, non lo dico spesso che faccio questa cosa, ma la faccio veramente molto spesso, prima di tutto perché sennò sarei sommersa di prodotti che già conosco, che già ho recensito, eccetera. E poi mi fa piacere mandarvi cose, faccio spesso una selezione con box di prodotti tra i miei preferiti, che mi fa piacere che provaste anche voi. Insomma, faccio questa cosa qui, quindi io mi gestisco in questo modo. La polemica di cui si sta sentendo parlare sui social, di tutti questi unboxing folli che si vedono su TikTok, che si vedono nei contenuti, nasce, secondo me,
da un atteggiamento sbagliato da parte di alcuni creator che esibiscono tutto questo popò di roba, esibiscono questo lusso, questi regali, un po' per nutrire il proprio vanto e il proprio orgoglio. Cioè, spesso si nota proprio un atteggiamento di esibizionismo, ma si nota, lo si percepisce. Quando sono prodotti che non fai vedere, che non mostri, ti piace solo far vedere quando scarti le box e far vedere quanti regali ti arrivano dalle aziende, lì veramente è un contenuto fine a se stesso, ha senso nel momento in cui poi provi quei prodotti, ne parli, in qualche modo ricavi uno spazio, no? Per dargli un valore, per dargli un'importanza, in qualche modo ringrazi pubblicamente le aziende che ti omaggiano te e non omaggiano qualcun altro magari. Quindi la sensazione comune che si avverte guardando questo tipo di contenuti è proprio binge unboxing, come quei mukbang ridicoli in cui ci sono 20 hamburger che è impossibile che una persona si mangi. È uno spreco, è consumismo. La stessa cosa con gli unboxing, si vede dall'atteggiamento che valore tu dai a quell'unboxing e che valore dai ai regali che ricevi. Io sono molto fortunata perché per la professione che faccio, sia la professione di truccatrice, difficilmente le cose vanno sprecate, perché se tu mi mandi 10 tonalità di fondotinta, io le userò tutte e 10 o quantomeno le proverò tutte e 10, perché io trucco altre persone oltre a me stessa. Magari una persona che semplicemente trucca se stessa e fa contenuti mentre trucca se stessa, 10, tutto lo shade range di un fondotinta, ecco, è un po' sprecato. Quindi apprezzo molto anche quando le aziende fanno la selezione in questo senso, no? Denise, ti stiamo mandando un fondotinta, ma te lo mandiamo anche in altre 3-4 shade, perché così lo puoi provare anche su incarnati diversi per le tue clienti. E questa è una cosa che apprezzo moltissimo, e soprattutto è un gift molto cucito addosso a me. Vuol dire che l'azienda sa che cosa faccio, che tipo di comunicazione faccio e come quel prodotto mi può essere utile, e mi invoglia ancora di più a provarlo e a parlarvene, perché non solo avrò un'esperienza diretta mia truccando me, ma anche truccando gli altri, le mie clienti con carnagioni diverse, con tipologie di pelle diverse. Oppure quando lo stesso mascara me ne mandano in 4-5 pacchi, perché dicono così lo puoi applicare direttamente sulle ciglia delle tue clienti e regalarglielo come omaggio alla fine della sessione di make up. E in questo modo, cioè, io mi sento importante, valorizzata, mi fidelizzo a quel brand che ha pensato al mio lavoro come truccatrice, ha pensato di dare un omaggio anche alle mie clienti, e in tutto questo furbamente si fa strada con il suo marketing, quindi con la sua strategia. Quella è una cliente che si porta a casa un mascara che magari le è piaciuto, lo userà nel suo quotidiano e ne parlerà ad altri. È una strategia di marketing secondo me efficacissima, perché è personale, ti è cucita addosso, quindi inevitabilmente questa, senti un'empatia da parte dell'azienda che ti coinvolge, che ti vede protagonista in prima persona. Quell'azienda ha pensato a te e al tuo bisogno, e a me questa è una cosa che con me funziona tantissimo, tantissimo, molto più dei pack belli o dell'esperienza lussuosa. Quando il brand mi manda omaggi cuciti su quello che faccio, è tantissima roba. O quando prima di mandarmi qualcosa mi chiede il colore del fondotinta e del correttore che uso, per non sbagliare e non rischiare di mandarmi delle shade che non potrò mai usare. Insomma, quello che suscita polemica è il binge unboxing, solo per far vedere una stanza piena di scatole di prodotti di cui non saprai mai che cosa fartene, e solo per il vanto e per l'ostentazione della cosa. Quello anche io lo trovo fastidioso. C'è modo e modo di fare le cose, ognuno poi sceglie come comunicare, e le communities non sono sceme, gli utenti non sono scemi, gli utenti sono molto informati, sono molto più consapevoli oggi rispetto a quello che è l'influencer marketing, e lo percepisce. Io penso che il feeling si senta anche quando è uno schermo a dividerci, a separarci. Non so se mi sto spiegando, ecco, c'è modo e modo di fare le cose. Poi chiaramente tutta questa cosa si può generare consumismo, perché arrivano gli ultimi lanci, gli ultimi prodotti, sono sempre di più, ogni settimana ci sono decine di lanci nuovi, quindi noi ci sentiamo in affanno perché sentiamo di non riuscire mai a star dietro a tutti i lanci, a recensirli tutti, a farli vedere tutti, e voi state in affanno perché dite non sto spendendo abbastanza, non mi sto accaparrando il prodotto del momento, che non si può vivere senza questo o quell'altro prodotto. Quindi tutto questo genera consumismo e genera tantissima spazzatura.
perché come vedete, come avete visto dalle immagini qui a terra, sono piena di scatole, la maggior parte delle scatole le riciclo, le metto nei cassetti, le uso come contenitori, eccetera. Tante altre cose le devo buttare perché altrimenti avrei un magazzino pieno di scatole, quindi seleziono magari le scatole più belle, quelle che hanno lo specchio, alcune le regalo, però indubbiamente si genera tanta spazzatura e dal punto di vista dell'impatto ambientale questo non è bello e questo va riconosciuto. Perciò ecco, secondo me anche le aziende, ma io vedo che c'è tanta più consapevolezza nell'ultimo tempo rispetto al tema, rispetto a questo tema. Prima si vedevano aziende che mandavano cose a caso, non adatte alla tipologia di pelle del creator, dello shade range sbagliato, quindi cose sprecate, mandate così a caso senza contare l'impatto ambientale di tutte queste spedizioni, quindi tutta la logistica che sta dietro queste spedizioni. Perciò volevo fare un po' una riflessione anche in questo senso, perché le aziende invece ultimamente sono molto più sensibili al tema e cercano di mandare cose più mirate, cose utili in base alla persona che riceve le cose. Ma mi farebbe piacere che adesso toccasse a voi e mi faceste sapere giù nei commenti che cosa ne pensate su questo tema, come ve la vivete la cosa quando vedete video di unboxing come quello che ho fatto io oggi. Mi farebbe tanto piacere se la sezione commenti fosse uno spazio di scambio anche in questo senso, che possiate dire la vostra tranquillamente anche se non siete d'accordo con me. Se non siete d'accordo con me, tanto meglio, avrete spazio comunque nei commenti, perché così ci sarà un dialogo, una discussione di tanti colori che vede coinvolte tante opinioni diverse, e penso che sia un bell'argomento su cui confrontarci. Sono tanti gli aspetti dell'influencer marketing che secondo me è bello rendere più trasparenti, condividere, che ci sia più consapevolezza, più informazione anche da parte dei consumatori, sapere un po' come funziona e sapere gli utenti effettivamente come la pensano, come se la vivono, no? Quindi è il vostro turno. Io adesso, quando terminerete di guardare questo video, andrò giù nella sezione commenti a leggervi e a sentire un po' quella che è la vostra opinione, quelle che sono le vostre valutazioni su questo argomento. Fatemi sapere anche se ci sono dei prodotti che vi sono piaciuti in particolare, che vi piacerebbe vedere in azione quanto prima. Come sempre vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale, mettere mi piace a questo video e attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei miei prossimi caricamenti, e a seguirmi anche su Instagram e TikTok, dove sono super attiva con i miei contenuti beauty e qualche contenuto più personale che riguarda la mia vita, le cose che mi piacciono, eccetera eccetera, quindi è più facile tenerci in contatto. Grazie per essere arrivati fino a questo punto del video, spero di avervi intrattenuto e di avervi tenuto buona compagnia. Io vi mando un bacione grande e ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Ciao!